Sara sta già dentro. Dimmi tu quando ci siamo? Ah, ok. Aspettiamo un po', se arriva qualcuno. Va bene. Ci siamo? Aspetta ancora. E dimmelo tu se stavo in diretta. Siamo in diretta, stiamo aspettando che Ciao arriva. a tutti, devo dire ciao a lui. Buonasera. Che cosa dobbiamo aspettare? Se c'è un buon numero, iniziamo. La presentazione. Ciao a tutti. Oggi facciamo le friselle, visto che l'altra volta me le avete richieste in tanti. Facciamo una ricetta facile, facile, facile. Proprio perfetta, facile, con le dosi giuste, giuste, così riesce a tutti. Allora, io inizio. In questo caso, Chiamalo, ci siete? Ci siete? allora, oggi ne facciamo. Io avevo la farina 1 e quindi utilizzerò la farina 1 perché la farina bianca non ne avevo più, però potete utilizzare la farina bianca e mischiarla con la semola rimacinata. Quindi oggi io farò le friselle con la farina tipo 1. Metà e metà semola rimacinata. Nel sito ho messo solo farina tipo 1, però potete unirla, potete utilizzare la farina integrale, potete utilizzare qualsiasi farina voi vogliate. Il mio consiglio è quella di tagliarla con un po' di semola rimacinata perché vengono più friabili. Ora, qui c'è la farina col sale, che sono mezzo chilo di farina, di cui 250 di semola rimacinata e 250 di farina tipo 1. E 10 grammi di sale, sempre potete andare dai 10 ai 15 grammi a seconda dei vostri gusti. Ora, qui abbiamo il lievito, che come vedete è pochissimo, sono 5 grammi, e l'acqua. Sciolgo il lievito nell'acqua e lo unisco alla farina. Lo prendo tutto. D'inverno potete anche aumentare un po' la dose, d'estate invece diminuirla. Però se avete tempo e voglia, 5 grammi sono più che sufficienti. Io aggiungo sempre il mio pizzico di zucchero, un po' per attivare la lievitazione, un po' per dare un bel colorito al cibo. E basta. E adesso l'acqua, che sono 350-380 ml di acqua. Sempre non aggiungetela tutta insieme, aggiungetela poca alla volta e vedete, fermatevi nel momento in cui vedete che l'impasto è pronto e che non appiccica più alle mani, come al solito. Ora, impasto. L'acqua, se volete velocizzare un po' la lievitazione, usatela tiepida, altrimenti fredda va benissimo. Ripeto, io qui ho utilizzato farina tipo 1, 250 grammi e semola rimacinata altri 250 grammi. C'è già qualche domanda oppure La signora della posta ti saluta. no? Ah, ciao, anch'io la volevo salutare. Ciao! Oggi sono uscita dopo 50 giorni. Ed ero veramente spaesata perché era veramente strano vedere tutte le persone con la mascherina, tutti che ci guardavamo in modo strano, tutti con la ricrescita, i capelli, tutti strani. E poi sono arrivata allo sportello della posta e c'erano queste due signore così gentili che mi hanno riconosciuta e mi hanno fatta sentire subito meglio. Grazie, anch'io le volevo salutare durante la diretta. Sono state gentili? Sì, molto molto gentili. Come vedete, io avevo pesato 380 ml di acqua, me ne è avanzata un po'. Vedrete che non mi servirà.
perché già sento che l'impasto è pronto. Allora, vedete? Così l'impasto è pronto, non è né troppo morbido e né troppo duro, lo dobbiamo ancora lavorare, però ci siamo. Quindi avanzato un pochettino di acqua, perché oggi comunque l'aria è umida e quindi la farina ne ha richiesta di meno. Ora, nella ricetta sono previsti 3 cucchiai di olio, io non prendo il cucchiaio e uso la mano. 1, 2. Mi raccomando, a unire l'olio alla fine dell'impasto, perché se lo unite subito andrà a impermeabilizzare la farina e la farina non accetterà bene l'acqua, non l'assorbirà bene. Invece unendola alla fine, qualsiasi tipo di grasso, che sia olio, che sia burro, che sia strutto, unendola alla fine renderà l'impasto liscio e setoso. Questo è un piccolo suggerimento. Manca un cucchiaio e sono 3 cucchiai di olio. Se volete le friselle più dure, nel senso che le dovete per forza mollare nell'acqua, bagnare nell'acqua, aggiungete meno olio. Se invece le volete più friabili, come quelle che ho fatto io, che se avete una buona dentatura le potete mangiare anche senza bagnarle, aggiungete un cucchiaio di olio, così non dovete necessariamente bagnarle con l'acqua. Ora l'impasto, il nostro impasto è pronto. Ciao, saluti, dimmi, ciao, saluti a tutti. Ciao a tutti. Presenti. Ora, vedete? Già è liscio. Però lo dobbiamo lavorare un po'. Io di solito faccio così, lo lascio 10 minuti in ciotola così, vado a fare altro, poi torno e gli do un'altra rimpastata. Così nel frattempo le fibre si sono un po' distese e il nostro impasto è più facile da lavorare. Però in questo caso non possiamo aspettare questi 10 minuti, lo facciamo subito. Quindi lo tolgo dalla ciotola, prendo un po' di semola rimacinata e vado a impastare. Così prendete sempre dai bordi, dall'estremità e portate al centro. Non c'è bisogno di fare tanti stravolgimenti, basta fare questo movimento qui. Le nostre nonne facevano così, io me la ricordo mia nonna che faceva così. Sì, anch'io. Con i pugni chiusi. Con i pugni chiusi per impastare. Che, diciamo, riprende un po' il movimento delle impastatrici di oggi. Se voi vedete le impastatrici con i ganci che fanno questo movimento così, un pochettino lo riprende. Sì, ma tu sei una professionista. Impastare un po' di massa professionista. Si vede la manualità. Puliamo sempre il piano del lavoro. Pulizia. Mettiamo un altro po' di semola e finiamo, chiudiamo l'impasto. Così. Ora, questo panetto è il nostro panetto. Lo prendiamo, gli facciamo una croce e lo mettiamo a lievitare nella ciotola. Per quanto tempo? E non lo posso dire quanto tempo, io non lo so, più o meno ci vorranno, non lo so, d'estate ci vorranno un paio d'ore, d'inverno 6-7 ore. Quando è pronto? Sì. Quando avete fatto la croce e la croce si è aperta, è sparita, non c'è più la croce, è lievitato l'impasto. Vi dico un altro segreto che si può fare quando, per vedere quando l'impasto è lievitato. Ne prendete un pezzetto, così, fate una pallina e la mettete in una brocca, in un bicchiere di acqua, come faccio io adesso, così, solo che la brocca deve essere piena d'acqua, la mettete così. Quando la pallina salirà in superficie, il nostro impasto è lievitato. Uh-huh. Ecco, questo è un'altra cosa che mi è venuta adesso in mente, un trucchetto.
Ora, questo lo mettiamo a lievitare coperto con carta pellicola e al riparo da correnti, d'aria. Quindi da correnti d'aria, quindi nel forno d'inverno magari con la lucettina accesa, d'estate non serve perché già fa caldo e quindi andrà proprio velocissimo. Ora, noi facciamo finta che il nostro impasto sia lievitato per magia. Prendiamo l'impasto, aspetta, vediamo se c'è qualche domanda finora. Il lievito secco, umido. Allora, se usiamo il lievito secco, un terzo del peso di quello fresco. Che ne so, usiamo 15 grammi di lievito fresco, 5 grammi di lievito secco. In questo caso ne abbiamo usati 5, un terzo, che saranno un grammo e qualche cosa. Un grammo e mezzo è abbondante. Un grammo e 6, un grammo e 7 più o meno. Sì. Ok? Quello è il rapporto di... Sì, il rapporto è 1 a 3. 1 a 3. Va bene? Ora, facciamo finta che il nostro impasto sia lievitato. Per magia è già lievitato. Sì. Io non potevo fare 3 impasti perché sennò veramente non so più che cosa fare. Sì. Questo è lievitato, quindi è già bello gonfio. Che cosa facciamo? Preleviamo dei pezzettini di impasto, sì, e realizziamo dei cordoncini così. La lunghezza è circa di 10 cm secondo il disciplinare, secondo le fonti scritte, 10 cm per 3 cm di diametro. Voi fateli come volete. Se volete il buco al centro grande, fate un filoncino piccolino. Altrimenti fate un filoncino più grande. Sono indicati. Sono solamente questo qua. E fate dei taralli, così, perché infatti le friselle sono dei taralli tostati con la doppia cottura. Fermare un attimo. Per le domande? Sì. Se bisogna fare per forza a mano, no, con no, i no, bimbi. No, no, no. Potete se lo fate con i bimbi, poi bisogna riprenderlo con le mani, allora, lavarlo. Diciamo che nei corsi che ho frequentato io, le scuole di alta cucina, sì, dicevano sempre che l'impastatrice sì, ma il bimbi per impastare no, perché dicevano che la lama rompeva la maglia glutinica all'impasto. Ora, quelli che hanno i bimbi stiano tranquilli, perché ho sentito, io non ce l'ho il bimbi, quindi non so nemmeno come funziona, però so che ha due tipi di lavorazione e che quindi non rompe l'impasto, però così mi hanno detto e così vi dico. Quello che io vi suggerisco è di usare le impastatrici, però nel bimbi, io ho visto cose eccezionali realizzate nel bimbi, fatelo nel bimbi se voi avete il bimbi. Dovete provare. Provate. Sì, ma si fa tranquillamente. Fate un rotolino e chiudete. Questi verranno, questi dovete tenere presente che non hanno fatto la prima lievitazione e alla seconda lievitazione diventeranno belle cicciottose, non saranno così, saranno più grandi. Sì. Ora, se le volete grandi, così, con il foro al centro grande, altrimenti così, col foro al centro più piccolino. Così. Proprio piccole piccole. E queste qui in cottura il foro sparirà, non ci sarà più. Così mi piacciono a me, perché non mi piace il foro. Vabbè, però è una cosa che sto dicendo tanto per voi, fate come vi piace a voi. Gusti. Queste ora hanno fatto la prima lievitazione a panetto intero, le abbiamo tagliate e abbiamo realizzato i taralli. Li abbiamo presi, abbiamo fatto i filoncini e abbiamo realizzato questo. Questo andrà a rilievitare per quanto tempo? Sempre la solita cosa, non lo posso sapere. Quando lo capite che è lievitato? Quando è raddoppiato di volume. E col dito andate a toccare l'impasto, vedete? Questo rimane l'impronta, perché non è lievitato affatto. Se fosse lievitato, io facendo così, l'impronta subito risaliva, perché l'aria all'interno della come si chiama? Frisella, avrebbe spinto verso la superficie la mia impronta, ok? Penso che sono stata abbastanza chiara. Queste ora, una volta lievitate, che cosa facciamo? Accendiamo il forno a 200 gradi e le facciamo cuocere per 15-20 minuti. Statico o ventilato, va bene comunque. Ora, io tolgo questi
Quindi aspetta un attimo, sì. Dopo la seconda lievitazione. Dopo la seconda lievitazione. Cioè, dopo aver prima l'impasto, la prima lievitazione. L'ho detto ora. Comunque, lo ripeto questo, sì, passaggio. Sì. Allora, prima della lievitazione impasto unico, abbiamo fatto la prima lievitazione. Poi abbiamo realizzato i taralli e facciamo la seconda lievitazione. Dopo la seconda lievitazione li cuociamo in forno. La seconda lievitazione, altre ore. Cioè, altre ore, fino al raddoppio. Almeno un'ora, fino al raddoppio. Fate sempre la prova del dito. La prova del, sì, 9. E li mettete a cuocere in forno a 180-200 gradi per 15-20 minuti. Ora, io vi faccio vedere che cosa otterrete. Torno subito. Dopo la cottura. Dopo la prima cottura. La prima cottura. Le pizzelle sono, è un pane biscottato. Sì. Otterrete questo. Ah, questo. Queste sono le friselle. Queste sono le friselle dopo la prima cottura. Quindi è una sorta di panino chiuso con questo forellino al, sì, centro. Che cosa si fa? Le facciamo almeno intiepidire. Lo so che uno dice che facciamo, spegniamo, accendiamo il forno. Lo so, se volete fare una cosa fatta bene, le lasciate intiepidire. Se no, fatelo subito, non fa niente che si vede il taglio. Comunque, fate intiepidire, io vi dico come si fa. Poi voi fate come volete. Fate intiepidire. Prendete un coltello, senza tagliarvi, mi raccomando, affilato, e tagliate. Seguite la circonferenza. Cercate di andare così. E tagliate la frisella. Ed eccola qua. Questa qui, ora, la riponete qua. Questa è una più piccolina. Questa invece è una più grande che ha mantenuto il foro perché l'avevo fatto per farvelo vedere. Era più grande. Ecco. Io le sto tagliando tutte per farvi vedere. Questa è una piccola piccola. Si taglia a metà, è formato la piccola. Occhio a quando fate questa operazione, non vi tagliate. Perché io già stavo per tagliarmi adesso mentre lo facevo in diretta. Questo è senza foro, come piacciono a me, non ve ne frega, non mi interessa niente, però è così. Questa è l'ultima, potete anche appoggiarvi su un piano da lavoro e fare questo, come se steste tagliando un panino, è più facile e non rischiate di tagliarvi. Ed eccole qui, dimmi. Aspetta, sì, ma lo diremo, questo è il primo. Questo era il primo metodo di cottura delle friselle. Una volta fatto questo passaggio, prendiamo le friselle e le mettiamo in una teglia con carta forno. Riprendi qui che io vado a prendere la teglia per farvi vedere. Questa è la teglia che ho utilizzato prima. Le mettete così sulla teglia. È andata a infornare di nuovo a 180 gradi, anche meno di 180, fate 165, 170, perché così il calore deve arrivare anche all'interno, altrimenti avrete delle friselle che sono dorate in superficie e morbide dentro. 165 gradi per 20-25 minuti, ok? E li mettete a ritostare. Ora, abbiamo detto l'altra volta, è il metodo della bollitura. Io non ve l'ho fatto vedere per non confondervi troppo, però ve lo spiego. Una volta che noi abbiamo tenuto la nostra frisella, così, questa è la frisella già, che ha fatto già la seconda lievitazione, quindi è bella cicciottosa, piena di aria. Che cosa facciamo? Mettiamo una pentola a bollire, come abbiamo fatto per i taralli. Quando sta per sfiorare il bollore, cioè vedete che le bollicine cominciano a salire leggermente, no spengle spengle, perché altrimenti questa è pesante, non è come il tarallo, questa è più grande ed è più pesante, altrimenti si andrà ad appoggiare sul fondo e poi si attaccherà sul fondo. Quando vedete che dalla base cominciano a salire le prime bolle che vuole bollire l'acqua, calate i taralli, il primo bollore. Sì, non troppi, 2-3 massimo, dipende anche dalla grandezza che avrete fatto delle friselle. Li calate e piano piano le lasciate cuocere. Quando saliranno in superficie, esattamente come i taralli, li prelevate e li mettete ad asciugare su un canovaccio, su una tovaglia, li mettete ad asciugare. Devono asciugare e raffreddare, quindi dovete aspettare almeno un paio d'ore. Mettiamo così. E poi procedete alla cottura
esattamente come avete cotto le altre friselle. Quindi prendete il tarallo bollito, lo mettete sulla carta forno e lo cuocete. Una volta che sarà cotto i primi 15 minuti, lo taglierete come abbiamo tagliato questo e lo cuocerete. La seconda parte è identica. Sì, c'è il passaggio. C'è solamente questo passaggio in più della bollitura. A cosa serve? Serve a rendere la frisella più leggera, più friabile. Ah, è un tocco in più, non lo so dire nemmeno io. Io ho visto che nessuno scrive di questo passaggio nei siti e nei libri, da nessuna parte. Però io mi sono ricordata che mia nonna lo faceva. E se lo faceva ci deve essere un perché, non penso che perdeva tempo così inutilmente. Lei lo faceva. Voi provate, se volete provare una cosa diversa. Avete pazienza di farlo. Se avete pazienza e voglia di farlo, provate. Tempo. Questo è. Quindi, la ricetta è finita qui. Come avete visto, è semplicissima ed è facile da realizzare ed è alla portata di tutti. Ho scelto la ricetta più facile che ci sia per farvi realizzare le friselle. Sì. Quindi, una volta tagliate e tostate, da questo abbiamo questo. Quindi, prima cottura e seconda sì, cottura. Sì, questa... Quindi questa qua... Questa qui è la frisella cotta, finita, pronta per essere gustata. Ecco. Queste qui che ho realizzato io... Queste qui che ho realizzato io... È ben cotta. Sì, sì, ed è leggerissima. È proprio sì. Leggerissima. Mm. Queste che ho realizzato io, volendo, si possono mangiare anche senza essere ammorbidite con l'acqua. Però, naturalmente, chi vuole le può ammorbidire con l'acqua. Vi ripeto, se volete delle friselle più friabili, aggiungete più olio all'impasto. Se le volete più dure, aggiungete solo un cucchiaio di olio, così saranno più dure, più rustiche, e le dovrete bagnare per forza. Tant'è vero che queste venivano fatte dai pescatori e le portavano sulle barche perché erano facilmente conservabili e facilmente recuperabili, soprattutto sulle barche che non si poteva cucinare, e le bagnavano nell'acqua del mare per poterle mangiare. Perché erano già salate. E perché l'acqua era già salata e quindi erano già pronti. Mettevano il pomodoro sopra e via. Ok? Penso che sono stata abbastanza chiara. Se c'è qualche domanda, fate pure, che io vi rispondo. Il fatto della bollitura, abbiamo detto. Sì. Domande non attinenti. Non della, per la ricetta? No, le tette delle monache. Va bene, poi ne parliamo, poi vi rispondo. Lo faremo sulla pagina. Ok, togliamo questo. Ora, tu riprendi lì. Aspettate. Come si condiscono... Passiamo al condimento. Le friselle. Ora, io faccio la cuoca, quindi a me queste cose mi piace fare, sì, mi piace, però vi devo anche dire il metodo di condimento, cioè come si possono condire le friselle. Questo è il metodo classico, quindi la frisella con l'olio, il pomodoro, cioè col pomodoro, il sale, l'olio e il, come si chiama? La colma? L'origano. L'origano, ecco, è l'origano. Sotto la frisella si potrebbe anche strofinare con l'aglio. Questa invece è col tonno e i pomodori secchi. Quindi sono tutte cose che diciamo che abbiamo quasi tutti in casa. I pomodori secchi sono quelli che ho fatto io quest'estate, l'estate scorsa. Questa è con i carciofi sott'olio. Avevo del formaggio e l'ho affettato sottilissimo. E poi ci ho messo sopra delle gocce di... vincotto. Aspetta qui un attimo che si è asciugato. Sì. Vieni qua. Un attimo. Ci ho messo delle gocce di vincotto. Cioè carciofi sott'olio e vincotto? Carciofi sott'olio. Questo che formaggio avevi comprato? Se non sbaglio era il caciocavallo. Dolce. E il vincotto. Una frisella gourmet. Così, questa è una frisella gourmet. Ora, ditemi voi gli altri gusti che voi di solito, però la frisella si può mangiare veramente con tutto, io l'ho anche mangiata col polpo ed era buonissima. Questo è solamente un piccolo suggerimento perché volevo suggerirvi una cosa un po' più particolare. Questo è ciò. Ok? Penso che abbiamo detto tutto. Se c'è qualche altra domanda fatela, altrimenti ci salutiamo. Dimmi. Se vuoi ripetere l'impasto.
Lo ripetiamo? Sì, okay. Oppure dove lo troviamo? La ricetta è nel link sopra la diretta. Comunque lo posso ripetere tranquillamente. 250 grammi di farina, che sia bianca, che sia integrale, che sia di tipo 1, quella che vuoi. Sì, le miscele si possono fare. 250 grammi di semola rimacinata. 10 grammi di sale, andate dai 10 ai 15 grammi a seconda dei vostri gusti. 5 grammi di lievito, un cucchiaino di zucchero o di miele o di malto, zucchero di canna, quello che avete in casa. 350-380 ml di acqua. Se avete fretta, tiepida. Se avete tempo, fredda. Sì. Questo è tutto. Il video dove lo troviamo dopo? Su YouTube. Dove? Sì. Su che canale? Su YouTube, sul mio canale YouTube Cucina con me, Graziella. Ok. Va bene? Va bene. Ok. Allora, ci vediamo alla prossima diretta. Grazie a tutti. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.